Io mi sono laureato nel 90 all'Università di Siena. Subito dopo la laurea ero innamorato della neurologia. Ho cominciato a parlare con il direttore della clinica neurologica e sul suo consiglio, ma anche su mia volontà, abbiamo pensato insieme di andare un po' all'estero a fare un po' di esperienza. Ho fatto il concorso in specialità in neurologia e subito dopo sono partito, sono andato ad Anversa, in una fondazione che si chiama Bor-Bjugge, dove ho cominciato a lavorare proprio sulle malattie neuromuscolari. Sono rimasto in Belgio circa 2 anni e mezzo, e lì poi mi sono spostato a Parigi, ho lavorato con Michel Fardeau. Michel Fardeau è stato colui che si può dire ha importato un po' le malattie neuromuscolari in Europa, è stato colui che ha portato il Teleton in Europa e che ha creato a Parigi un istituto che si chiama Istituto del Muscolo. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui per circa 2 anni e imparare da lui tanto. E ci occupavamo sia di leggere un po' le biopsie, quindi fare biopsie ai bimbi, insomma ai pazienti, ma ci occupavamo molto anche di una parte che a me mi aveva entusiasmato, cioè della qualità della vita. Quindi questo è stato un po' il mio percorso. Ho cominciato a occuparmi di qualità di vita, poi sono andato negli Stati Uniti, ho lavorato con il professor John Buck su aspetti della ventilazione, ho cominciato a mettere su nella mia testa quella voglia di avere un approccio multidisciplinare, di non fermarmi soltanto alla neurologia, alla diagnosi, ma di pensare anche al piede, alla schiena, all'aspetto respiratorio, al cuore e soprattutto non solo ai bisogni di una persona, ma ai desideri. Desideri, sogni e quindi tutto ciò che un paziente vuole nonostante sia in carrozzina. Io arrivo qui nell'ospedale Nigrisoli nel 2000, dove ho fatto un percorso di 2 anni in un altro ospedale, con proprio l'idea di occuparmi della qualità di vita, cioè il vero senso della qualità di vita. Oggi molti ne parlano, ma poi alla fine pochi la fanno. Ecco, qualità di vita significa combattere per chi ha una malattia genetica ancora, tra virgolette, incurabile, tutti quei fenomeni che si associano alla malattia genetica, che noi definiamo effetti secondari, ma che sono trattabili. A Bologna arrivano centinaia di ragazzi. E noi facciamo circa 500-600 ricoveri all'anno, ma con attività ambulatoriale eccetera, posso dire di vedere un 700-800 ragazzi affetti da neuromuscolari all'anno. Invece quello che ho scoperto da questi ragazzi è che loro vogliono vivere, amano la vita quanto noi, anzi l'amano più di noi, perché molte volte noi pensiamo che tutto quello che ci è dato è dovuto e quindi noi non ci rendiamo conto di quanto siamo stati fortunati, no? E vivere con questi ragazzi ti fa capire che loro sono una ricchezza per la società. Cioè la società investendo su questi ragazzi può solo migliorare. E io mi metto alla loro stessa altezza e quindi discuto con loro di donne, ragazze, sessualità, problematiche legate ai ragazzini, li facciamo giocare, cioè li consideriamo bambini e non distrofici, li consideriamo persone e non malati. La mia vita è stata molto complessa, ho avuto dei lutti molto pesanti anche personali. E devo dire che quando ho avuto questi lutti personali estremamente pesanti, le persone che mi sono state più vicine, in maniera sincera di cuore, sono stati i ragazzi.